una bohème, diciamo, tradizionale, che non vuol dire convenzionale, è con Puccini non si scherza, perché sono delle macchine teatrali talmente perfette, dove ogni cosa è scritta non solo nelle didascalie, ma anche nella partitura e nella musica, che oltre a qualche avanzamento, non so, invece 1840, ecco, 1880, 90, comunque rimane un contesto ottocentesco. È inutile cercare di fare i furbi, perché tanto Puccini non lo freghi. Lo vedi già nel finale del secondo atto di Tosca, no? È tutto quanto scritto. Per cui si tratta di assecondarlo nelle sue indicazioni, di rendere il racconto il più ricco di dettagli psicologici, sociologici, però sempre all'interno della e non cercare di contrastarlo o di come di migliorarlo, perché non si presta. E sono delle cose molto, non so, forse Turandot ti lascia un margine di, per così dire, concetto o di. Le altre meglio servirle invece che mettersi in competizione, perché tanto non c'è spazio, ed è uno che la sa molto lunga, per cui appunto nella chiarezza del racconto, nella ricchezza dei dettagli, secondo me è il modo migliore per ottenere un risultato. Oh!